Ciao a tutti, benvenuti nella lezione dedicata alla fotografia di animali d'appostamento. Come abbiamo visto nella lezione precedente, quella vagante, qui abbiamo tutto l'opposto di quello che accadeva in quella lezione. Là andavamo in giro con l'attrezzatura, il giubbottino, avevamo tutte le fotocamere preparate per eventuali incontri. Ed era soprattutto al 99% casuale. Qui invece, come vedete, non ho attrezzature, non ho nulla davanti perché è inutile che io finga un appostamento mentre faccio una lezione seduto ad un tavolo, perché nell'appostamento dovete immaginarvi un capanno già preesistente, magari in un parco nazionale, un capanno che voi possiate costruirvi o comprare. Da piazzare in un luogo specifico dove ci possono essere animali e quindi di conseguenza cavalletti a go-go. Se avete due fotocamere con degli obiettivi potenti, anche due cavalletti da mettere fissi in maniera tale da poter stare ad aspettare l'incontro agognato. La fotografia d'appostamento si differenzia appunto dalla vagante proprio per questo motivo, perché nella fotografia vagante tutto ciò che incontrate può andare bene, ma è casuale. Nella fotografia d'appostamento voi dedicherete di volta in volta, ogni volta che vi recherete in un luogo, ad uno specifico animale. Faccio un esempio. Voi vi recate in un capanno d'appostamento in un'oasi, dove sapete che possono arrivare o esserci uccelli palustri, oppure passeriformi come il martin pescatore, piuttosto che il gruccione, il pettirosso, cioè qualsiasi animale che vi possa interessare, voi appostati in silenzio, tranquilli, ben protetti, non visti soprattutto perché ricordate sempre che gli uccelli usano la vista per mettersi in allerta, mentre i mammiferi, come vi avevo già detto, usano l'olfatto. Per cui se siete in appostamento dagli uccelli è ancora più importante il capanno perché meno vi vedono e meglio è. Quando si tratta di appostarsi, in ogni caso fossero anche mammiferi, è sempre bene non farsi percepire, no? Né visivamente né olfattivamente. Di conseguenza, noi appostati con le nostre attrezzature, ci mettiamo belli belli ad aspettare l'agognato incontro. La cosa che voglio sottolineare, in riferimento alla fotografia naturalistica d'appostamento, è che è una fotografia che può essere appagante al 100% se l'animale esce e se l'animale, viene appunto, si avvicina a noi senza essere visti, perché ovviamente lui si muove liberamente, senza timori, senza essere in allerta e noi possiamo studiarne il comportamento, fotografarlo nei suoi atteggiamenti tipici. Ma altresì, se l'animale non esce, rischiamo di stare 6, 7, 8, 9, non so, decidete voi, ore senza fotografare nulla. Perché poniamo l'esempio che noi stiamo appostati in un capanno dove arrivano le alci. Sapete che io uso l'alce perché è il mio animale preferito ed è uno degli animali più difficili da fotografare. Non so, tipo Stormos in Svezia, dove c'è un bellissimo, più che capanno, oserei dire torretta d'avvistamento, molto bella, tutta in legno, no? In Svezia fanno queste cose perché sono molto avanti a livello naturalistico. Voi magari vi recate alla mattina presto, perché voi, come vi ho spiegato, gli animali, specialmente i mammiferi, sono crepuscolari o mattinieri. Magari, non so, voi vi piazzate alle 4 e mezza, 5 della mattina lì, anche perché in Scandinavia, soprattutto nei mesi del sole, c'è la luce per quasi 10 ore al giorno, quindi alle 4 della mattina magari c'è la luce come da noi alle 10, rischiando di stare appostati con la vostra attrezzatura montata e puntata verso il luogo che vi interessa, e per 8 ore vedere un prato, vedere una tundra, vedere un bosco, vedere qualche cosa cioè, vedreste anche a occhio nudo camminando. Però, ripeto, è la fotografia, scusate, la fotografia naturalistica più professionale che esista, perché un fotoreporter, come il sottoscritto che lo fa per mestiere, che deve pubblicare le foto, se vuole avere le four season, cioè le quattro stagioni dell'animale, sapendo che in quella determinata zona del mondo l'animale c'è ed esce, vi ci si può recare in autunno, in inverno, in primavera e in estate, avendo i quattro colori differenti del manto, perché il manto varia leggermente anche nelle stagioni intermedie, non soltanto nelle stagioni drastiche estate e inverno. Ok?
cambia la vegetazione circostante, le abitudini, perché c'è ad esempio il periodo degli amori, il periodo degli accoppiamenti, il periodo del richiamo, c'è il periodo in cui sono solitari, in cui nascono i cuccioli, insomma è diversificato. L'appostamento, ripeto, è appagante nel caso solo e esclusivamente che esca l'animale. Se l'animale non esce, è frustrante. Io ci tengo a sottolineare questo aspetto perché nei miei workshop che faccio da oltre 20 anni, portando in giro per il mondo un sacco di miei allievi e non solo, anche colleghi o pseudotali, una delle cose che mi sento dire più spesso è: ma qui non si vede niente, ma qui non esce niente, siamo sicuri che ci sia qualcosa, io mi sono stancato, io vado a fare un giro. Quindi se voi intendete fare vostra, nel vostro bagaglio di fotografo naturalista, la fotografia d'appostamento, sappiate che la pazienza è la componente più importante che esista. Il resto non conta nulla, perché quando siete appostati in un capanno non servono ottiche super potenti, perché appunto se siete in un capanno o in una torretta d'osservazione e l'animale esce non vedendovi, si avvicina. Cioè, se lo vedete vuol dire che non è lontano, perché chiaramente non mettono capanni d'appostamento o torrette d'appostamento lontano 25, 30, 40 metri, ovviamente. Sono stati studiati in maniera tale che l'osservatore possa goderne. Tant'è vero che spesso e volentieri nei capanni d'appostamento incontrerete un sacco di birdwatcher, soprattutto se si tratta di uccelli. Ma comunque, anche se non sono birdwatcher, i mammal watcher, cioè gli osservatori dei mammiferi, col binocolo se la godono, perché sappiate che non ci sono soltanto persone che fotografano in giro per il mondo, ok? Considerando i cacciatori X, cioè pollice verso, cioè tutto ciò che posso dire di negativo, ma non lo dico perché non voglio essere denunciato, lo dico dei cacciatori e lo penso, escludendo questa categoria che per me è assurda, punto, non ci sono solo i fotografi naturalisti che amano gli animali, ci sono gli appassionati, ci sono i bambini e ci sono coloro che magari armati di binocolo perché non hanno la passione o non hanno voglia di dedicarsi a far foto, appunto si mettono di santa pazienza ad aspettare che gli animali escano per essere osservati, che peraltro è un'arte molto bella e soprattutto molto sviluppata nel Regno Unito, dove è nato praticamente il bird watching, per intendersi. Ecco qua, quindi insomma, morale della favola: la fotografia naturalistica dell'appostamento si estrinseca nello stesso modo in cui si estrinseca con la fotografia vagante, cioè attrezzature per obiettivi potenti, fotocamere possibilmente che abbiano scatti veloci, perché è importante anche avere anche magari non una raffica, perché io sono contrario alla raffica, però che magari ti facciano tot di scatti al secondo in maniera tale che tu puoi percepire i movimenti dell'animale e non perderti neanche un'immagine importante per un domani nella scelta. Però ripeto, quando si fa la fotografia d'appostamento bisogna munirsi di tanta pazienza. Io ho qualche consiglio da darvi in conclusione, che è quello di munirvi di uno smartphone con della musica e una cuffietta, oppure un tablet per leggervi un buon libro, o magari ne approfittate, come vi ho detto nella lezione delle guide di riconoscimento, sfogliate la guida di riconoscimento digitale nel vostro tablet, in maniera tale che magari così vi abituiate anche ai colori, all'idea, insomma, e intanto vi intrattenete nell'attesa spasmodica di avere l'animale davanti alla vostra fotocamera, ok? Quindi non mi metto a parlare di tecnicismi, perché le stesse regole che valgono quando incontrate un animale per caso camminando valgono per la fotografia naturalistica d'appostamento, ovvero più i tempi sono veloci e ovviamente meglio è, più il diaframma è aperto e ovviamente meglio è, più gli ISO sono bassi e ovviamente meglio è. Chiaro? Il contrario ovviamente va nel negativo. Tutto qua. Quindi ragazzi, per oggi è tutto. La fotografia naturalistica d'appostamento va ad agganciarsi alla fotografia vagante, e nella prossima lezione parleremo delle trappole fotografiche, che è una lezione molto interessante, vedrete, perché è poco conosciuta soprattutto in Italia, e mentre invece è molto sviluppata e molto amata in Germania e nel Regno Unito. Ciao a tutti!